È uno studente del Lazio, il cervello italiano di una rete internazionale di hacker che producevano green pass falsi. A far scattare le indagini una modella genovese che, dopo aver inviato i propri documenti e 150 euro, aveva atteso invano il certificato ricevendo di contro minacce e richieste di altri soldi. Così si è rivolta alla polizia postale di Genova che, dopo non facili ricerche, è giunta all'abitazione del giovane originario di Rieti che gestiva direttamente i canali Telegram su cui erano proposti in vendita i pass falsi e che in pochi mesi all'oscura dei genitori aveva accumulato circa 20.000 euro.